Torniamo a quelli di una volta, torniamo con la voglia di ripulire il pollaio, come dice il nostro motto, ma soprattutto evitare che chi ha i posti di potere nel nostro movimento non possa avvantaggiarsene. Congresso a giugno. Congresso della Lombardia a giugno è molto ravvicinato anche il congresso federale, che vedrà sparire il triumvirato e vedrà un nuovo segretario federale. Temete dei contraccolpi sulle prossime elezioni amministrative? Ma può anche darsi, ma è un episodio. Quello che a noi interessa è diventare il primo partito della Padania. È una Lega compatta, una Lega che va avanti per la sua strada, una Lega che avrà degli interpreti magari nuovi, sempre sotto il cappello di Umberto Bossi. Cosa dice del nuovo decalogo che ha elencato Maroni, su quale ispirare la nuova azione della Lega? Sono 3 o 4 punti molto forti, molto interessanti, credo che possano essere una base di ripartenza. E qui veramente c'è stato, si è risuscitato un popolo che era veramente depresso. Certo, abbiamo fatto i nostri errori, ma noi stiamo dimostrando, come mai ha fatto nessun'altra forza politica, una carica, un coraggio, una voglia di riprenderci, di ammettere i nostri errori ma di ripartire. Questi punti di trasparenza che ha elencato Maroni, sulla quale costruire il prossimo percorso della Lega, li condivide, immagino? Assolutamente sì, era. Anzi, ce ne aggiungo un altro, che deve essere data trasparenza sulle quote volontarie che ogni rappresentante eletto nelle istituzioni versa al movimento.